Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Amici di GoTV, buonasera, benvenuti. Appuntamento speciale perché presenteremo GoCasting, un nuovo format che partirà qui su GoTV al canale 63. Come state? State bene? Mi raccomando, seguiteci sui social, ma vi sto per raccontare quello che accade, soprattutto agli amici che sono a casa, ai ragazzi che hanno un sogno, magari quello di voler far televisione. C'è il programma che fa per voi, che si chiama proprio GoCasting. Ma andiamo a raccontare meglio con chi ha creato e ideato questo programma. Io direi di fare un applauso, insomma, e di fare un saluto speciale alla nostra Valentina Gimignani di Cromatina Group, che è l'autrice. Buonasera Valentina. Buonasera. Ecco, facciamo noi l'applauso. Belli, tranquilli, siamo qui proprio per raccontare, no, tutto quello che c'è dietro le quinte. Diamo il benvenuto anche alla direttrice casting Nadia Ruggeri di Action Management. Buonasera. Ciao Applausi Nadia. Anche per lei. Brava. E poi vedo di fronte due presentatori ufficiali di Q-Casting, sono Filippo Nardi, ciao Filippo, ciao. E Linda Mauri. Buonasera. Nessun applauso per noi. Applausi, anche certo. Applauso per noi, anche da là dietro. Rendetevi utili. Vai. Sì, infatti, anche perché vedo tanta gente, foto, non foto, sì. Insomma, tutto il backstage anche di quello che sarà, perché ci sarà anche una parte di backstage in GoCasting, giusto? Sì, esatto, ci sarà anche tutta una parte di backstage, però ci arriviamo dopo a spiegarla bene, un po' nel dettaglio, perché è molto importante, come giustamente dicevi. Posso, se vuoi, iniziare a spiegare? Sì, allora, come prima cosa volevo dire, se insomma sei felice di questo nuovo format, sei più tesa, sei tranquilla? Io sono molto contenta perché si tratta di un casting un po' diverso, perché appunto questo programma si chiama GoCasting e lo slogan è la tua occasione. La tua occasione in TV, infatti esatto. lo mettiamo a monitor. Ma mi racconti un po' lo scopo di questo nuovo programma? Lo scopo è molto particolare perché il casting solitamente ha un modus operandi che tutti conosciamo. Questo programma servirà proprio per dare un'opportunità, un'occasione appunto, per tutti gli artisti, i talenti ancora nascosti nel nostro paese che trovano il coraggio di mostrarsi, proprio di apparire in televisione. Per questo GoCasting il loro provino andrà direttamente in televisione. Possono essere artisti, ballerini, cantanti, modelli, performer, qualsiasi, anche influencer o magari persone che hanno abilità un po' particolari, strane. Per noi non è importante andare a vedere nel dettaglio cosa sa fare la persona, perché la creatività non ha veramente limiti, come sappiamo. Quello che per noi però è veramente importante è dare l'opportunità concreta di andare proprio in televisione e far vedere la propria performance, permettere a questi artisti di sponsorizzarsi, di promuoversi proprio in televisione. Ma parallelamente c'è anche la questione backstage, di cui accennavamo, una vera e propria esperienza in televisione nel dietro le quinte. Ecco, io già avevo spoilerato tutto della serie. No, questa domanda la devi fare dopo, invece quello che si fa dopo io faccio prima. Ma a proposito di esperienza in TV, cioè cosa intendi in modo particolare? Dunque, quello che noi vedremo in televisione sarà un provino okay. Aperto. Quindi noi vedremo i candidati che uno dopo l'altro vanno davanti ai nostri giudici, appunto, e hanno un tempo. E in questo tempo hanno la loro performance e poi saranno appunto esaminati, giudicati, ci sarà il riscontro. Però questa è solo la punta dell'iceberg, perché come Cromatina Group, Action Management e naturalmente GoTV abbiamo pensato che fosse fondamentale far capire ai candidati che cosa fosse veramente il mondo della TV. Quindi prima di registrare il provino, i candidati saranno proprio tutto il giorno negli studi di GoTV e assaporeranno che cosa vuol dire stare su un set,
incontreranno i professionisti del settore che racconteranno le dinamiche, i meccanismi, come funziona, insomma anche un po' i trucchi del mestiere, quindi certo. Sarà una domanda a un bisogno che secondo noi c'è di conoscere veramente che cos'è il mondo televisivo. Una esperienza formativa, insomma. Sì, insomma, un dietro le quinte importante, no? Quindi è come se tu in qualche modo mi parlassi anche un po' di workshop, di academy. Esattamente, noi la intendiamo proprio come workshop vero e proprio di una giornata intera, proprio con gli attrezzi del mestiere, i professionisti del mestiere, che culminerà poi con la vera e propria ripresa del provino davanti ai nostri giudici. Quindi diciamo che sarà un po' appunto un provino aperto. Go Casting sarà il palcoscenico e la platea sarà tutto l'insieme dei telespettatori con anche gli operatori del settore, del settore dello spettacolo, che vedranno in diretta televisiva col programma la performance. Quindi insomma siamo proprio curiosi e entusiasti di proporre questa opportunità a questi talenti ancora nascosti e anche di proporre questa esperienza che sarà molto formativa. Allora, stiamo cercando talenti nascosti, però se voi già li avete scoperti, fateceli scoprire anche a noi. Io direi di dare subito il sito, che è go-casting.tv. Quindi se tu pensi di avere un talento, mi raccomando, scrivici e compila il form, va bene? Ok, perfetto. Va bene, era tutto giusto? Ma andiamo dalla nostra Nadia. Nadia, io con te vorrei entrare un po' più nel merito, cercare di capire quello che voi in qualche modo richiedete ai talenti, che cosa si ricerca? Sicuramente tanta passione. Quando facciamo le selezioni vediamo subito se le persone sono lì perché non hanno nulla da fare o perché vogliono diventare famosi senza sapere in realtà far nulla. E queste persone a noi non piacciono, ovviamente. Certo. Perché le abilità si possono migliorare, invece il voler tentare, il voler provare, rischiando anche di cadere e farsi male, è una dote innata, quindi o la si ha o non la si ha. Quindi quello che andiamo a cercare nel concreto sono persone motivate, fiduciose, concretamente appassionate, quindi che vogliono mostrare le proprie abilità e ciò che hanno da far vedere a tutti, appunto. Ecco, vogliamo dire qualcosa anche di concreto, magari ai ragazzi che ci stanno ascoltando. E, cioè, secondo te che cosa devono fare anche per cercare di farsi notare? Allora, in realtà qualsiasi abilità è ben accetta. Per partecipare a Go Casting non c'è bisogno di avere un curriculum ampio. L'importante è credere in se stessi, l'importante è aver fama di successo e voler sponsorizzarsi su un canale televisivo nazionale, cogliendo appunto un'opportunità unica, direi. Anche perché Go Casting non è semplicemente un'occasione televisiva, ma è un'esperienza vera, concreta, il set televisivo, il dietro le quinte di un set televisivo, certo. Quindi le emozioni, le dinamiche e quant'altro. Scoprire quello che c'è dietro e poi arrivare davanti alla telecamera e raccontarsi, no? Perché esatto. Di solito la parte difficile è proprio il fattore emozionale, riuscire a controllare insomma quello che hai dentro e far uscire invece insomma la tua arte. Credo che questo sia magari anche difficile per i ragazzi, perché sai, molte volte magari canti benissimo, arrivi a quella nota lì, poi sei davanti alla telecamera e succede. Secondo me è anche molto, sono fortunati. Buonasera Filippo Nandi, buonasera! Buonasera, io sto ascoltando molto curioso perché anche sono molto fortunati, perché io ho fatto un provino in tutta la mia vita, tanti anni fa, e arrivavo in un corridoio, in fila, ti buttavano dentro, c'erano tutte le luci in faccia, 20 autore davanti, e così. Invece Panico. Vivendo l'atmosfera, che tra l'altro io trovo molto più affascinante, quello che succede dietro le quinte, è vero. sempre stato, prendevo delle grandi... insulti da mio agente perché mi inquadravano, io sto guardando dietro perché era molto più interessante dietro. Infatti, quindi, vivendo una giornata con noi, una specie di formazione se vogliamo, o tipo svelare come realmente funziona il canale televisivo, che sia grandissimo o piccolino, è uguale. Cioè, se sono più telecamere nelle altre, più gente, però il processo è identico. Quindi il fatto che tu arrivi un provino dopo una giornata di aver vissuto l'atmosfera della televisione, secondo me aiuta, cioè farà già una selezione
naturale, no? Beh, trovo che sia una bellissima osservazione, no? Ma questo forse rispecchia un po' tutti noi quello che facciamo. Quando tu devi fare in qualcosa non vedi l'ora di arrivare per vedere cosa c'è, no? Esatto. Quindi magari anche i ragazzi che stanno iniziando adesso arrivano, studiano un po', capiscono che, come funziona il dietro le quinte, poi magari nel momento in cui c'è la loro performance si sono già acclimatati. Sì, ma anche perché c'era tanta gente che vede il prodotto finito e non capiscono quanta gente lavora realmente per portare quell'ora, due ore, mezz'ora, 20 minuti di tutti noi patinati belli, illuminati bene, microfonati. Cioè, c'è un tantissimo lavoro dietro che magari una di queste persone che verranno a farsi vedere da noi a Go Casting diventerà un regista del futuro, un fonico, un presentatore. Cioè, non è detto che tu debba per forza diventare un cantante e vincere Sanremo. Cioè, no, l'esperienza infatti. Se io potessi tornare indietro, io farei il regista. Il regista? Sì, una cosa più tecnica, no? E tu nasci come produttore di DJ? Sì, molti anni fa, nell'87. Come ripeto, ho fatto un provino in tutta la mia vita per GF 21 anni fa. Che è da lì è partito tutto. Cioè, quindi questo potrebbe essere... Cioè, sono uno su un milione, sono stato fortunato e continuo a ringraziare tutte le mie fortune, però non si sa mai. Allora, siccome stiamo parlando con te Filippo e con Linda, sarò curiosa di capire che presentatori sarete, cioè nel senso un po' più cattivelli oppure no? Lei è cattivella? Lei è cattivissima, io sono, e lei è il presentatore, io sono il velino, diciamo. Ah, così. Ok, mi piace. Ormai siamo tutti pari opportunità, io non ho problemi. Allora, non cattiva ma onesta, perché... Cioè, se arriva qua uno che canta non bene, non gli dico bravo. Complimenti, perché secondo me l'onestà paga sempre. E quindi sarò normale, tranquilla, se c'è qualcuno che mi fa un po' arrabbiare lo prendo un po' di mira, però in linea generale... Quindi in qualche modo non dare false speranze, no? No. Anche se magari bisogna anche cercare di dare, secondo me, delle dritte, nel senso questo funziona, questo non funziona. Poi è chiaramente sempre tutto soggettivo. Esatto. Però far capire che bisogna studiare. Non è che hai il talento, sì, però magari cerca di migliorare se qualora ci fosse da migliorare. La motivazione è una cosa importantissima, perché tante persone possono nascere con una bella voce, però pensa di poter cantare a Natale davanti alla loro famiglia che fa piangere tutti i parenti, sì. Ma quello non è fare la cantante. No. Cioè, cantante è uno strumento, come suona il pianoforte, è una cosa che va allenato tutti i giorni. C'è chi diceva che il momento che smetti, anche se persona non prende un caffè, il tuo talento peggiora. Non mi viene in inglese ed in italiano, figurati, quindi ecco quello che faccio il velino. Vabbè, bisogna allenarsi. Perishable skill si chiama, che è un talento che va a... sviluppato, allenare le proprie abilità. Come smetti, peggiora. Ecco. È vero, infatti parlavamo di crociato, come smetti di giocare poi rompi il crociato. Esatto, il nostro invalida. Capito, funziona così, lì ho le stampelle. Va bene, ma questo è un altro discorso, andiamo in pubblicità e ritorniamo qui su GoTV. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional.
Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Ricordi i nostri sapori. Conserviamo intatti i profumi e i valori della nostra terra, aggrappati alla nostra pelle. Chiediamo ai ricordi di consegnarci il ritmo della tradizione e la riscopriamo oggi, più viva che mai. Domeniche passate in famiglia a raccontarci dei nostri sogni e progetti. Momenti che restituiscono il sapore della nostra storia. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Amici di GoTV, siamo sempre qui al canale 63, mi raccomando ci siete anche voi perché stiamo parlando di GoCasting, un nuovo format, e stiamo cercando proprio dei ragazzi che hanno delle abilità, magari nascoste, che non hanno ancora avuto il coraggio di mostrarsi, e insieme a tutto lo staff questa sera stiamo parlando proprio di questo, insieme alla nostra autrice Valentina. Valentina, vogliamo ancora dire alle persone che magari sono appena arrivate in questo momento che cosa si ricerca? Come abbiamo detto, un talento nascosto. C'è un momento nella vita di tutti quelli che hanno un talento, una capacità, in cui ci si guarda allo specchio e si dice ok, basta, io sono pronto, voglio andare, spaccare, voglio farmi vedere a tutti. Dato che il canale 63 GoTV è un canale nazionale, insomma abbiamo un'ampia platea da cui possiamo anche attingere non solo degli spettatori ma anche qualcosa di più, no? Quindi abbiamo detto prima che questo sarà una specie di provino aperto, tutti potranno vedere la performance degli artisti. A proposito di artisti, stiamo cercando performer di ogni tipo, possono essere attori, cantanti, ballerini, modelli, influencer, persone che hanno tante capacità che ancora non hanno avuto il coraggio, l'occasione, ecco, l'opportunità. Ma bello, infatti mi piace questa parola, il coraggio, perché molte volte non si ha il coraggio. Esatto, perché appunto giustamente Filippo diceva cantare a Natale davanti alla nonna che ti fa l'applauso. Sì, esatto, bellissimo, so cantare. Ok, allora vieni a fare un provino. No, diciamo che magari più tardi ci ripenso. Invece quando una persona decide di iscriversi a GoCasting è perché finalmente ha la sua occasione di andare sicuramente in televisione, certo, e far vedere quello che sa fare all'Italia, perché alla fine è questo di quello di cui parliamo. Quindi noi stiamo cercando questo, persone che abbiano grinta, voglia di mettersi in gioco veramente, di promuoversi e sponsorizzarsi direttamente in televisione. Allora fammi il primo piano, così dico, mi raccomando, coraggio, coraggio, e bisogna osare, ok Valentina, esatto. Giusto? Perfetto. Coraggio, bisogna osare. Ma parliamo con il nostro Filippo Nardi. Filippo, noi ti conosciamo insomma attraverso le tue esperienze televisive, ma tanti tanti magari non sanno che ti sei occupato anche di casting. Sì. Ecco, che rapporto hai tu in questo caso con i casting e cosa farai? Allora, io per 2 anni vedevo tutte le persone che si presentavano in questa agenzia dicendo io voglio lavorare in televisione, okay, o mia figlia deve andare assolutamente in televisione, che la figlia lì imbarazzatissima che guardava per terra, beh, questa madre in tutti i modi voleva che la figlia andasse in televisione. E spesso io facevo sempre la stessa domanda a tutti, ma perché vuoi andare in televisione? Perché? E loro la risposta più frequente era perché voglio diventare qualcuno, che voglio è talmente famoso, vago, che io rispondevo, ma cioè, sei già qualcuno, devi conoscere chi sei, e poi da quello uno può andare in televisione, quindi mi stai dicendo che hai qualcosa da dimostrare, senti questo bisogno di esprimersi a un pubblico grande. E spesso non era esattamente così, ogni tanto qualche talento pazzesco o solo, anche solo una persona presente, perché noi abbiamo fatto un appello per gente che canta, che balla, ma non è necessariamente deve avere un talento, basta che tu sia presente. Sai quelle persone che ti guardi la televisione, se tu da casa guardi la televisione vedi 4 persone, sì, c'è sempre uno di queste 4 che ti arriva in salotto, che ti arriva, sì. Sì, che noi diciamo ce l'ha.
o buca il video, è una frase che si sente dire. E quello, a quel punto lì, non è obbligatorio che uno che si presenta come cantante non faccia il presentatore, o viceversa, perché non, la presenza, essere presente dentro la propria pelle, traspare da una televisione. Cioè, uno che vuole andare in TV solo perché pensa che è una risposta a tutti i loro problemi, cioè non è una motivazione giusta. Potremmo, secondo te, utilizzare un'altra parola tipo sincerità, essere sinceri davanti a una telecamera? Sì, ma anche sinceri, anche se nella televisione c'è anche un po' di recitazione, no? Certo. Cioè, io vedevo persone nel mio ufficio anche fino a 15 al giorno, quindi a fine giornata non ne potevo più. Ogni tanto c'era quella persona che come entrava mi arrivava, cioè mi devi toccare in qualche modo, no? Cioè stimolare, esatto, devo sentire la loro presenza. Il modo più elegante di dirlo è questo. E quindi sono sicuro che ce n'è di gente così, c'è gente così. E siccome la GoTV è in espansione e ci sono dei nuovi progetti sull'orizzonte, quindi candidatevi in tanti, perché quelli che ci sono piaciuti di più, forse troveremo anche uno spazio qui per loro. Visto che mi hai lanciato l'assist, www.go-casting.tv. Nadia, giusto? Esattamente. Ok, meno male. Nella sezione partecipa. Basta compilare i dati. Poi l'upgrade di questo genere di casting sta nel fatto che di solito quando noi pubblicavamo un casting senza specificare, o anche specificare ragazzi e ragazze da 20 e 30 anni di bella presenza per telefonia, o signori di 60 anni brizzolati, cioè qui non è una cosa specifica. Noi siete tutti benvenuti, e la differenza è che non viene immagazzinato il tuo provino per poi essere revisionato dopo. No, questo va in onda. Quindi è già disponibile a tutta l'Italia. Cioè non si sa mai se c'è qualcuno che facendo zapping vi vede e dice: ma guarda questo qui, è esattamente quello che mi serve per il mio programma. Certo, diventa già pubblico, no? Sì. Quindi è bello, arrivi, canti, suoni, insomma, in base a quello che fai e ti mostri per quel che sei. O vieni a parlare, basta. Esatto. Cioè, non necessariamente, non stiamo cercando cantanti, ballerini, stiamo cercando chiunque che vorrebbe passare una giornata a respirare l'aria di un studio televisivo, con la possibilità di poi presentarsi in video che poi viene trasmesso in onda. Io la domanda ufficiale te la faccio lo stesso: cosa stiamo cercando? Cosa state cercando? Allora, io ripeto sempre: stiamo cercando di tutto, ma persone con una energia che arriva. Sì. Delle persone speciali, esatto. Che comunque X Factor si chiama, lo chiamano per forza. Non è un caso che chiamano un programma, certo. X Factor, perché è fattore X. È quella cosa, ci puoi avere 10 cantanti davanti, ma solo uno ti tocca, no? Questo stiamo cercando. È vero. Linda, secondo te magari possiamo prendere anche una sorta di diamante grezzo, aiutarlo e farlo crescere sempre di più? Certo, assolutamente. Anche perché comunque, cioè, è la cosa bella di questo programma, ovvero dare questa opportunità a quelle persone che magari ci hanno rinunciato tante volte o che a seguito di delusioni non ci vogliono più provare, no? Noi invece li mettiamo direttamente in televisione, quindi hanno la possibilità di far vedere quello che sono, di presentarsi, e noi alla fine siamo qua per accoglierli e per giudicarli. Volevi dire, Filippo? Sì, volevo dire una cosa. Allora, prima hai parlato di essere tipo cattivo o non cattivo. Allora, sì. Arriva un punto, io mi ricordo un episodio, una signora con sua figlia imbarazzatissima, che la mamma insisteva che il figlio doveva in tutti i modi diventare una modella. Ok. E io ho detto: signora, con tutto rispetto parlando, finché non cambi qualcosa drasticamente nel mondo della moda, sua figlia la vedo molto improbabile. Cioè, questo è il mio modo per dire che non dimentica. Che non andava bene, certo, perché poi soprattutto nel campo della moda devi avere delle specifiche, della caratteristica, lì non è piacere o non piacere. Una cosa anche importante, specialmente quelli giovani, che arrivavano ragazzi di 18-19 anni, cantanti, con magari una bella voce, no? Che questo, l'umiltà è molto importante, non essere presuntuosi e capire solo perché sai cantare, sei intonato, che tu capisci il mestiere. Perché la cosa che dicevo a tutti è, sto parlando di cantanti, non stiamo cercando solo cantanti, però è facile come esempio,
che è uno strumento, quindi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, di essere umili e ascoltare chi è del mestiere e fare tesoro di quello che dice la gente. E qui la GoTV, tramite GoCasting, potete farvi tutte le domande che volete, a me, a noi, a tutti i tecnici. C'è la curiosità, una persona curiosa, io voglio persone curiose. Molto importante, vero, vero. Abbiamo parlato, ho detto un sacco di parole chiavi oggi, ma volevo fare un'altra domanda a Linda. Se arriva invece una persona un po' sopra le righe, come ci comportiamo? Allora, a me in linea generale già le persone, cioè un po' sopra le righe, ovvero poco umili, non piacciono, cioè non ci vado d'accordo. Quindi se uno si... Io non so cantare, premetto, infatti io da piccola volevo diventare una cantante, mia madre ha stroncato la mia carriera subito dicendo non fa per te, quindi non ci provare. Ti ha stroncato tua mamma senza fare il casting. Io continuavo a dirle, mamma mi registri che voglio fare i provini, che c'era una trasmissione in quel periodo. Niente, dopo 3 secondi mia mamma ha detto no, scegli qualcos'altro, questo no. Però io ho avuto l'umiltà di ammettere di non essere intonata e ho lasciato perdere. Se arriva qua un candidato che comunque non accetta anche un consiglio esterno, non va bene, perché non... Cioè critiche costruttive, certo, esatto. Però se vieni qua e ti metti in gioco, ti devi mettere in gioco sul serio, no? Esatto. Perché questa è la bellezza, il fatto di avere l'umiltà. Aggiungiamo, oltre a tutte le parole che mi ha detto, umiltà. Non avere paura di sentirsi dire di no. Sì. Che è la cosa più, ripeto, sono stato fortunatissimo, ho fatto un provino, mi ha detto certo. Di sì. Certo, però sei un caso raro, sì, molto. Sei un caso raro, eh? Sì, un diamante grezzo. Molto raro, è un cammino difficile e quindi le persone curiose, convinti, umili, c'è un sacco di aggettivi che descrive la persona perfetta, presente, carismatico. Cioè, sono tante fattori. Con voglia di fare, con voglia di mettersi in gioco. Sì, sì, sì. Il diamante grezzo è proprio, secondo me, una chiave, perché abbiamo detto che ci vuole coraggio, ci vuole umiltà. Possono anche arrivare persone che non si devono sentire arrivate, giustamente, e sì. Vengono qua avendo la voglia anche quindi di migliorare. Quindi li caccio a priori, perché mi danno un fastidio quelle persone che sanno tutto loro, che so cantare, cioè... Però se uno ha la voglia di mettersi in gioco, io so cantare, so ballare, sono un contorsionista bravissimo perché mi contorco per arrivare al barattolo dei biscotti, va bene? Cioè, perché no? Anche con i biscotti in mano e poi li mangio tutti. Esatto, arrivo qua perché so che ho delle potenzialità, mi metto in gioco, poi vabbè, se va, se non va, ci ho provato. Questo è quello che è il diamante grezzo che siamo. Bisogna anche credere in se stessi, questa è la cosa fondamentale, credere nelle proprie facile, abilità. Non è facile, specialmente questo mondo qua. Non è facile. La cosa che io, obiettivamente, pensando a questo progetto, la cosa che a me affascina di più è quello che vorrei trasmettere a chi ci chiamerà da casa, e numerosi spero, che è l'esperienza della giornata in una televisione. Cioè, la cosa che non me l'ha mai regalato nessuno questo. Io tutto quello che ho saputo della luce, della telecamera, tutto quanto, che aiuta tantissimo, tantissimo. Moltissimo. Cioè, noi te la diamo già prima del provino. È vero, puntiamo anche su questa cosa, perché il backstage, cercare di capire quello che succede prima, non capita tutti i giorni. Questo è un processo. Sì. Cioè, non è fatto da una persona a telecamera, è fatto da tante persone. Vero. E quindi questa è una grandissima fortuna, cioè, di poter respirare in tutte le sfumature di come si realizza e come va avanti la macchina che è la televisione, perché ricordiamo a tutti che è un'industria, perché tutti la vedono come questa grande, risolve tutti i miei problemi, la televisione. Sì. È un'industria e noi siamo ingranaggi in una grandissima macchina e da lì parte l'umiltà. E bisogna ingranare bene. Secondo me la cosa più bella in realtà è anche che poi vai a conoscere diversi mondi, perché comunque arriva il cantante, arriva l'artista, arriva il ballerino, però ognuno ha la sua storia. E quindi vai a mischiare
una serie di arte che secondo me porta sempre qualcosa di buono e di bello, anche per chi lo vede da fuori. Bene, io direi che abbiamo sviscerato abbastanza, ma ce ne sarebbe ancora da dire, quindi fate così, www.go-casting.tv, se avete qualcosa da dire, da dare, iscrivetevi. Io ringrazio l'autrice Valentina Gimignani di Cromatina Group, grazie. Grazie. La direttrice casting Nadia Ruggeri di Action Management, grazie. E poi Filippo Nardi e Linda Mauri, che saranno i presentatori di GoCasting. Vi aspettiamo su GoTV, sia dietro le quinte sia davanti, per far mostrare il vostro talento. Abbiamo detto tutto? Bravissima anche tu. Verrò anch'io. Una sera da Vanessa Gray, rimanete al canale 63 su GoTV. Filippo, volevi dire? Secondo me ha un futuro. Ah, ok, va bene. Un futuro, una televisione.